consulenti che c'ha la regione siciliana, invece di domandare perché non si stabilizzano i lavoratori, perché la Corte dei Conti non chiede quanti soldi si prendono chi è già funzionario e invece si vive con miseria. Ma di che cosa parliamo? Di una speculazione politica, di un gioco delle carte, perché conviene a tutti, cari colleghi, non stabilizzare. Perché tanto c'è la proroga, avete letto l'altro giorno sul giornale, si sono trovati i soldi della proroga, e che ce ne facciamo della proroga dopo 20 anni? Che ce ne facciamo? Noi, guardate, dobbiamo essere certi che questa battaglia deve essere e deve iniziare e deve essere il punto di partenza. Se più siamo e meglio è, per tutti, e dobbiamo farlo, dobbiamo convincere tutti, oggi dobbiamo tornare. E domani andare nei posti di lavoro mettendo già in mobilitazione, dicendo che non è se perso tempo, da qua si parte, perché se si finisce con questa giornata non abbiamo concluso niente. Allora mobilitiamoci tutti, facciamolo capire a tutti, perché guardate, c'è qualcheduno ora che vuole mettere panico al comune di Trapani, che ha stabilizzato a tempo indeterminato i lavoratori in fascia A e B. Guardate, io conosco i funzionari del comune di Trapani, vi posso garantire che hanno contezza e certezza delle cose che hanno fatto. Non hanno mai sfiorato il patto di stabilità, sono rientrati nelle norme previste dalla legge 24. C'è un problema per quelli di C e D. Ecco, la legge 24 dovrebbe essere migliorata sulle altre fasce. Questo dobbiamo chiedere, il potenziamento e il miglioramento, non che dobbiamo chiedere, come dire, di sdirrupare tutto. Non si può fare, ci siamo presi in giro. Ma come? Io voglio fare una domanda al presidente dell'ANCI. Quando ha firmato la legge 24? Quando ha firmato la legge 24 nel 2010, il 23 novembre, era là sul tavolo. Si è ricordato dopo 2 anni che c'era qualche problema? Qua nessuno è fesso, qua nessuno è fesso. Perché, anche perché ci dobbiamo mettere d'accordo, il parere della Corte dei Conti parla di assunzioni, noi non dobbiamo assumere nessuno, noi dobbiamo modificare la stabilizzazione da tempo determinato a tempo indeterminato, noi dobbiamo dare vita a questa lotta. Quali assunzioni nuove? Persone che reggono da 20 anni gli uffici, si parla di nuove assunzioni, vedete che c'è il gioco delle carte, ma noi glielo scopriremo. Noi glielo scopriremo, perché da domani parte da noi la mobilitazione in tutti i comuni e parte la mobilitazione anche nei regionali, perché ci sono, figli di, da gallina bianca e figli da gallina nera. Com'è stupato? Che ci sono persone che vanno bene e persone che non vanno bene. Non funziona questo film. Si devono prendere la responsabilità i politici, a partire dai sindaci, dal presidente della provincia, che se è vero come è vero ha fatto una grande prova di forza facendo un percorso di stabilizzazione che la porti avanti a prescindere il parere della Corte dei Conti. Non diciamo ora che si bloccano le cose, perché non esiste, e non facciamo un altro scherzo che loro vogliono dividerci. Noi non ci dividiamo. Noi combattiamo per il lavoro, per un lavoro stabile, per dare un futuro ai nostri figli, che sono quelli che dovrebbero entrare domani nel mercato del lavoro. Ma se non ci siamo entrati noi in 20 anni, come faranno loro ad entrare? Che ci pigliamo per fessi? Allora, uniamoci, cerchiamo di costruire questo percorso tutti assieme, perché noi, senza di voi, nessuno, siamo niente, la forza è dei lavoratori, io lo dico sempre, e noi dobbiamo costruire questo percorso tutti assieme. Quindi partiamo da oggi e mobilitiamoci con una serie di iniziative che non si fermano qui, ma che ci portano alla regione e addirittura a Roma. Arrivederci. Grazie Mimma. Io aggiungo, Mimma, e mi rivolgo ancora una volta, scusatemi, ma non ce l'ho con nessuno, ma ce l'ho con tutti gli amministratori, la smettano
di portare avanti iniziative diverse da quello che sono quelle che devono essere a favore dei precari. La smettano per esempio con le cattive amministrazioni, la smettano per esempio con le solite inventive, per esempio le mobilità, la smettano dalla provincia regionale di Trapani all'ultimo comune di trovare scamotaggi come quello della mobilità che inseriscono ancora una volta persone che a scavalco di quelli che hanno un diritto oramai acquisito che deve essere sancito con un contratto a tempo indeterminato. Abbiano il coraggio di amministrare meglio le città di questa provincia, abbiano il coraggio di scendere in piazza insieme ai lavoratori, abbiano il coraggio di dare risposte chiare e concrete a tutti voi, ai lavoratori precari che l'hanno sfruttato per oltre 20 anni. Se ci sono altri tra voi che volessero intervenire, si facciano avanti. Vita Patti, comune di Petrosino. Prima la caduta. Prima la caduta, ci avviciniamo alla settimana di Pasqua, anche tra le RSU. Colpa tua. Allora, io devo dire solo una cosa. A questo punto bisogna riflettere su una cosa. La Costituzione, io invito tutti a cambiarla questa Costituzione, perché se si parla che l'Italia è fondata sul lavoro e qui si parla di gente che già ha lavorato e ha dato tanto e poi si parla come la Corte dei Conti di non voler sistemare definitivamente questi precari, c'è qualcosa che non torna. Quindi a questo punto io invito i signori a riflettere su quella che è la Costituzione, perché non si può continuare a mortificare e a ledere quelli che sono i diritti nostri, no? I nostri diritti. Io posso confermare e dirvi che al Comune di Petrosino è stata fatta una delle più difficili battaglie, quella di non inchinarci mai ai politici, perché qualcuno ci aveva offerto diversamente una sistemazione che non era idonea alla nostra caratteristica, alla nostra personalità, a quello che noi abbiamo dato, perché negli uffici continuamente non riescono ad organizzarsi senza di noi. Io vi posso dire che loro hanno problemi come andare in ferie, come organizzare gli uffici. Siamo noi che chiudiamo ogni giorno e apriamo gli uffici, siamo noi che portiamo avanti quelle che sono determinate cose. Quindi io invito questi signori a riflettere e a dire che le cose non stanno così, perché qua ci sono molte e molte persone che vanno sistemate una volta per tutti, se vogliamo veramente parlare di Costituzione e di diritti. Quindi io spero che questa sia l'alba di un nuovo giorno, e invito tutti a rimanere uniti, perché la cosa importante è rimanere uniti al di là delle sigle politiche, delle sigle sindacali. Io posso dire che noi a Petrosino ci siamo riusciti, perché siamo riusciti a mantenerci uniti e combatti. Quindi invito oggi a trovare quest'alba e continuare a chiudere un percorso definitivo e che sia per sempre, perché non si può continuare in questa strada. E grazie a tutti. Grazie Vita. Consigliere comunale Giovanni Cosenza. E poi Susanna Trovato del Comune di Alcamo. Grazie e buongiorno. Sicuramente non è un bel vedere quello che in questo momento stanno vedendo non solo i miei occhi, ma gli occhi di tutti. Siamo nel 2012, ancora si parla di stabilizzazione, ancora si parla di precariato, una piaga che effettivamente affligge continuamente chi giorno dopo giorno è tenuto a farsi conti con la realtà. Io poc'anzi, cioè da qualche oretta che sono qui, ho sentito tutti i vari interventi che sono stati fatti da chi mi ha preceduto, ma una cosa che effettivamente a me fa male è capire, intanto, quando si tratta di lavoro, il lavoro è un qualcosa che è sancito dalla Costituzione italiana. Quando si parla di lavoratori si parla di unità di intenti sindacali,
non si parla di disgregazioni sindacali, non si parla minimamente a chi vuole arrivare per primo a prendere la bandiera, qui si parla di fare un discorso sinergico, un discorso unanime per tutelare coloro i quali giorno dopo giorno hanno grosse difficoltà a sbaccare il lunario. Credetemi, chi vi parla oggi è un consigliere comunale, ma ieri faceva parte integrante di una sigla sindacale e sicuramente non appartengo a una fascia di borghesi. Io sono un lavoratore, vengo dalle campagne, vengo dalle montagne e ogni tanto bisogna capire, sia essi sindacalisti, sia essi politici, di intercalarsi in quelli che sono gli indumenti di chi oggi a 50 anni si trova ancora alla ricerca di una stabilità, a chi oggi va alla ricerca di tranquillizzare la propria prole per vedere come meglio poter tirare avanti determinate situazioni. Però è pure vero una cosa, che noi non dobbiamo dimenticare, per fare questo tipo di lotte bisogna essere soprattutto uniti e mirare in determinati obiettivi che effettivamente vai la politica, vai anche, lo devo dire purtroppo con rammarico, determinate organizzazioni sindacali vanno per spiare cercando la disgregazione di queste cose. C'è una cosa importante che forse sottovalutiamo, così facendo sia le forze politiche sia le forze sindacali non fanno altro che istigare questi lavoratori ultra cinquantenni a tentare il suicidio pure, ed è la cosa molto grave ed è molto pericolosa, perché non si riesce minimamente a garantire e ad assicurare un quieto vivere nel nido familiare. E allora quello che dico e quello che ribadisco, l'hanno detto chi prima di me ha parlato, cercare di stare tutti uniti, cercare di far intervenire le sigle sindacali di appartenenza, perché loro rappresentano i lavoratori, ma lo debbono rappresentare in maniera forte e in maniera incisiva per cercare di vincere questa battaglia che, a mio avviso, credetemi, non è facile ed è ardua. Quindi tutti insieme, facendo squadra, facendo gruppo, si riesce forse a mirare un obiettivo che accomuna tutti per cercare di raggiungere una certa tranquillità psicologica. L'ultima cosa che vado per dire, e lo diceva, mi sembra, il presidente dell'IPAB, quando diceva che sui giornali veniva, si leggeva che questi precari praticamente appartengono a una fascia di fannulloni. Ma credete, me lo dico con spirito di responsabilità, non ci sono lavoratori che si possono identificare fannulloni, ma sono soltanto le colpe delle amministrazioni che non sono riuscite da sempre a spalmare bene le risorse umane per cercare di far produrre nel meglio le proprie potenzialità. Grazie. Grazie consigliere. Susanna Trovato del Comune di Alcamo, poi vista l'ora vediamo se c'è qualche altro intervento oppure daremo la parola a Michele Palazzotto per le conclusioni. Donatello. Allora, salve a tutti, io sono RSU di Alcamo, ce ne sarà qualcuno. Scusatemi se intervengo, Alcamo, 698 precari. Esattamente, siamo all'incirca una cinquantina. Io volevo dire semplicemente una cosa, che da ora in avanti, visto che abbiamo tempo limitato, volevo dire che tutti gli altri mi devono dare una mano, insomma, per organizzare tutto quello che c'è da organizzare affinché questa agonia finisca, nel senso che se vogliamo la stabilizzazione, come diceva Mimma, ci dobbiamo impegnare tutti, perché praticamente la forza dà la possibilità di sistemare questa situazione. Quindi io invito soprattutto i colleghi di Alcamo a darmi una mano in questo senso, a fare opera di convincimento verso gli altri colleghi. Quindi mi raccomando, e organizziamoci e speriamo che vada tutto bene.